Parliamo del restauro del dipinto murario leonardesco in sala dell'asse al Castello Sforzesco, quindi insomma qui vicino, una delle opere, delle numerose opere che ha lasciato Leonardo qui a Milano, dove sappiamo che ha fatto insomma, una parte molto importante della carriera, chiamiamola così, di Leonardo, è stata, si è svolta qui. E adesso Francesca Tasso, che è conservatore del Museo delle Arti Decorative e del Museo degli Strumenti Musicali al Castello Sforzesco e conservatore responsabile delle raccolte artistiche del Castello Sforzesco, titolo nobiliare lunghissimo, insieme, evito di dire di cosa è vicepresidente, insieme a Michela Palazzo, che è direttore dei lavori, progettista e componente del comitato scientifico, sempre dello stesso restauro, cerchiamo di capire che cosa stanno facendo e anche le difficoltà, io credo, di lavorare su una cosa, su un oggetto di questo valore e anche di questa delicatezza. Grazie. Allora, è difficile sintetizzare tutto questo in una mezz'oretta, ma ci proviamo. Cominciando a dire che cos'è la Sala delle Asse, dove si sta svolgendo questo importante restauro. La Sala delle Asse, come si vede, non so se abbiamo anche il puntatore, no? Forse dovrebbe, ma no. Non importa. Comunque la Sala delle Asse è una sala d'angolo nella parte retrostante del Castello Sforzesco. Il dito ce l'ha. Il dito ce l'ho, ma c'è anche la freccina. Ah, qui c'è la freccina. Va bene, allora. Quindi ancora meglio. È questa sala angolare nella parte retrostante del castello che dà verso il parco. E, una sala a pianta quadrata, che fa parte di una delle due torri che segnano appunto quella parte del castello e fa parte la sala degli appartamenti ducali, cioè della parte del castello che già nella seconda metà, da partire dagli anni 60-70 del 400 è abitata dagli Sforza. In questa zona si trovano infatti gli appartamenti del duca, qui nella zona, sono troppo bassa, comunque a fianco della sala, e sull'altro lato, quello corto verso Lanza, si trovano gli appartamenti della duchessa. Quindi la sala faceva parte di quel complesso di sale di rappresentanza dove si muoveva la parte più importante della nobiltà, corte. Diciamo locale. Sì, sì, sì. C'era anche tutto un rituale a corte sull'ammissibilità in queste sale. In ogni sala l'accesso era un po' più restrittivo. Ecco, qui abbiamo una lettura invece in piano, questa pianta è stata realizzata da Luca Beltrami, che è un po' il padre putativo del castello, perché a lui si deve l'impegnativo restauro che a fine Ottocento ha dato al castello le sembianze che vediamo ancora oggi. E la Sala delle Asse, vedete, è indicata molto chiaramente là nell'angolino in alto a destra, di fianco a un corpo che vedete, corpo di fabbrica che va verso destra, la cosiddetta ponticella di Ludovico il Moro, tre piccoli ambienti che attraversavano il fossato, grazie, e collegavano con altri spazi all'esterno. Che cosa sappiamo noi? Noi abbiamo, in questo caso, il rapporto tra la sala e Leonardo è attestato da un paio di documenti dell'aprile 1498. Nel più importante di questi documenti si dice che che lunedì si disarmerà la camera grande dalle asse, cioè dalla torre, e Magistro Leonardo promette finirla per tutto settembre. Cosa vuol dire? Questa lettera è scritta dal segretario di Ludovico il Moro, Gualtiero da Bascapè, che sta comunicando col Duca, che è assente da Milano, e gli fa un resoconto piuttosto sintetico ma puntuale di tutto quello che succede al castello. Quindi al castello lunedì verrà disarmata la camera grande
delle asse, è un complemento di denominazione, cioè della torre. Disarmerà vuol dire probabilmente si smantellerà ma si farà qualche cosa in sala delle asse. Il nome delle asse si trova nei documenti già a partire dagli anni 70 del 400 e si deve al fatto che intorno al 1474 il duca precedente Galeazzo Maria Sforza aveva fatto ricoprire la sala di assi di Boiserie per tenere fuori l'umidità, il freddo e migliorare il tepore. Sì, è un po' un concetto di stube da montagna. Efficientamento energetico antelitterale. Esisteva già all'epoca. Poi Maestro Leonardo, che non può che essere a quelle date Leonardo da Vinci, che è presente a Milano come pittore di corte, come ingegnere, promette finire i lavori per settembre. Queste erano le classiche promesse di Leonardo, ma di molti artisti dell'epoca, che promettevano sempre che tranquillo, sì, ho sì, finito, sì, sei mesi invece. Ho finito, poi a settembre sarebbe stato aprile, ad aprile sarebbe stato settembre. E poi un'altra considerazione importante, un'osservazione importante, e si potrà continuare a godere di questa sala, perché farà dei ponti, cioè dei ponteggi che lasceranno vuoto lo spazio sottostante. Quindi questo disarmerà in realtà è un probabilmente stanno smontando un ponteggio che occupava tutta la sala o qualcosa del genere. Allora, tanto si è scritto su questo documento, perché questa è una possibile lettura. Qualcun altro dice si stanno disarmando, cioè togliendo le assi della Boiserie precedente. L'interpretazione è fondamentale, perché l'interpretazione che ne dai tu indica che i lavori sono già cominciati. L'interpretazione che ne do io è che invece cominciano devono in quel cominciare. Momento. E sapendo che Leonardo era molto lento, questa è un'indicazione non secondaria. Perché poi l'altra data che è fondamentale nella storia della sala è l'agosto dell'anno successivo, 1499, quando i francesi arrivano a Milano. E Ludovico il Moro è costretto a fuggire. A quel punto il castello viene saccheggiato e sicuramente non ci sono più le condizioni per continuare i lavori. Leonardo aspetta ancora un paio di mesi e poi lui stesso partirà e si allontanerà da Milano. Quindi questo documento ci dice anche che Leonardo ha avuto un periodo molto breve per lavorare alla sala. La sala, ho dimenticato di dire, ma l'avrete capito dalla pianta, è una sala di dimensioni veramente maestose, 10 metri di altezza, è un quadrato di 14 o 15 metri per ogni lato, quindi l'idea di Leonardo era di decorarla, ma questo, posto anche che lui lavorasse con una bottega, come è molto probabile, avrebbe richiesto molto molto tempo. Quello che noi vediamo oggi entrando in sala e alzando lo sguardo è questo, cioè una volta tutta dipinta, e oggi la leggibilità è molto compromessa dalla presenza di tanta polvere, l'ultimo restauro è stato 60 anni fa e da molti sali, però quello che si può intuire è che dal basso vengono su degli alberi, prima con il fusto, poi avvengono delle diramazioni, questi rami si intrecciano gli uni con gli altri, lasciano intravedere dietro il cielo e ci sono quattro tavole che sono tavole dipinte che riportavano ricordavano degli episodi della vita di Ludovico il Moro particolarmente importanti e particolarmente significativi. Al centro lo stemma dei Visconti Sforza degli Este, casata a cui apparteneva la moglie di Ludovico, Beatrice. I rami, gli alberi che vengono qui rappresentati sono dei gelsi. Il gelso non è scelto a caso, perché il gelso in latino si chiama morus, quindi, e anche in dialetto lombardo è il morone, il murun. Quindi parlare di gelsi voleva dire fare riferimento immediatamente a Ludovico il Moro, che veniva visto come una sorta di ombrello protettivo, di albero protettivo della città.
E non dimentichiamo, tra l'altro, che poi il gelso era impiegato nell'allevamento del baco da seta, e quindi e questa era una delle voci principali dell'economia. Il bilancio. Sì, fondamentale. Ecco, un'altra foto che vi mostra più o meno l'aspetto che ha oggi la sala dopo la rimozione dell'allestimento che era stato fatto negli anni 50 dallo studio BBPR e che copriva questa parte inferiore con delle boiserie che richiamavano il nome di delle asse. Come vedete, gli alberi sono stati dipinti fino a un certo livello e poi sotto c'è una situazione di grande disordine e confusione determinata dal fatto che la sala, una volta che la famiglia Sforza non ha avuto più seguito, dopo la caduta di Ludovico c'è un breve periodo in cui il figlio Francesco II riprende il potere, ma poi dal 1535 Francesco II muore senza eredi, quindi il castello non è più sede della corte, ma rimane sede solo della guarnigione militare. E in questa fase queste sale, che un tempo erano le sale di rappresentanza, vengono utilizzate per vari scopi, fra cui addirittura trasformate in scuderie. Quindi in questa parte inferiore c'erano tutti i tramezzi costruiti per creare gli alloggiamenti dei cavalli, quindi tutta questa parte oggi non ha più nulla, è tutta distrutta. Però invece il restauro in corso ci ha mostrato che in questa parte qua stanno affiorando sotto gli strati di scialbo stesi durante i secoli dei disegni che mostrano la continuazione degli alberi. E questo ci fa supporre, sto forse un po' saltando... Però, interessante, adesso non so cosa sarà supposto, però è interessante perché si vede in che modo avviene questo lavoro di ricostruzione. Intanto era interessante anche prima vedere come voi non avete una storia lineare davanti, ma avete dei momenti nei quali riuscite a mettere, come dire, dei punti fermi. Sì, esatto. E poi alla fine bisogna cercare in qualche modo di trovare un percorso che passa da questi punti fermi e che abbia un senso logico. Punti fermi fondamentali, scusa se posso, certo. È il fatto che proprio legata alla storia, quindi l'arrivo dei francesi a Milano, l'abbandono di Ludovico il Moro, Leonardo va via ma lascia questa sala non finita, questo è un punto fondamentale. Francesca ci si stava avvicinando, ma insomma queste condizioni in cui lo vediamo oggi con la parte inferiore tutta realizzata con della malta, insomma con delle tracce, quindi disordinata, è proprio causata dal fatto che la parte inferiore, la muratura delle pareti, non era mai stata completata con la pittura, e quindi là dove è rimasto l'intonaco antico noi stiamo trovando i tipici disegni preparatori dei dipinti murali che adesso poi vedremo. Quindi questo è un passaggio in più che fa capire la complessità degli stati nei quali è stata lasciata la sala a partire da Leonardo e poi tutti gli eventi successivi nel corso dei secoli. Scusami, ma... Se vuoi continuare. Allora, mi leggo a questo perché... la possibilità di trovare sotto questi strati di scialbo, cioè di tinta bianca, data quando la sala era utilizzata come caserma e come ricovero per i cavalli, la possibilità di trovare al di sotto ancora dell'intonaco antico, mai toccato, quindi cioè che è rimasto intatto per secoli, soltanto ricoperto, di questi disegni preparatori è un valore aggiunto immenso per la conoscenza di Leonardo e della sua tecnica, perché gli unici due dipinti murali che noi conosciamo di Leonardo conosciamo e sono arrivati fino a noi, perché li conosciamo dalla letteratura ma non sono ancora stati rinvenuti altri, sono a Milano e sono appunto il Cenacolo e la Sala delle Asse.
Quindi il Cenacolo anche ha avuto una storia conservativa molto tormentata proprio per la sua importanza, per la fama che ha avuto subito dopo la sua realizzazione, e questo ha portato alla perdita di molte tracce, a condizioni di conservazione che poi solo negli ultimi decenni sono state recuperate. La Sala delle Aste ha avuto vicissitudini diverse, però questo non finito ci permette di capire qual era la prassi esecutiva. Per cui sappiamo che prima Leonardo, come in genere comunque si fa nei dipinti murali, vennero realizzati questi disegni preparatori, e in una superficie così grande c'era la necessità di suddividere gli spazi, ordinare gli spazi in parti uguali, e quindi vennero disegnati per primi questi tronchi, questi grandi tronchi, lo vediamo qui e lo vediamo qua, che sono quelli che poi salgono su verso la volta e si diramano, realizzati con il carboncino, e in mezzo ai tronchi, nella sua idea, ci doveva essere uno sfondato, cioè doveva essere un giardino aperto quello, e in lontananza si dovevano vedere colline, paesaggi, ruderi. Puoi trovarsi dentro un piccolo boschetto. E entrare in una stanza ma uscire nello stesso tempo, uscire in un giardino. E quindi stiamo trovando anche tracce di questi piccoli alberelli che dovevano venire da questo sottobosco, esatto, e la particolarità è che troviamo le ombreggiature, quindi che risponde molto poi al modo dell'artista, anche se qui sicuramente c'è molto la presenza anche della bottega, perché è una superficie talmente grande che non poteva fare tutto da solo, però ci sono riscontri e si ritrovano molte cose. E poi, tanto per chiudere l'aspetto della tecnica, andiamo alla policromia, e dai nostri saggi anche qui è emersa una rispondenza con quello che è stato fatto al Cenacolo, e quindi una pittura a secco con un legante proteico e con dell'olio, ma appunto la caratteristica di questa pittura, che qui certo è molto lacunosa come vedete, poi capirete perché, è che lui lavora per velature, come sui dipinti su tavola. Lui utilizzava anche in questo caso diverse velature, quindi è una pittura secco perché lui doveva tornare più volte, lumeggiare, scurire, quindi la costruiva lentamente, probabilmente guardando l'insieme e dando poi staccando luci e ombre a seconda delle necessità, e quindi dalle indagini diagnostiche abbiamo avuto anche questo riscontro. Dava questi stati sottilissimi che di velature pittoriche trasparenti. No, ecco, non so se sia vero, ma mi chiedo conferma, in questo caso chiedo lumi, sì. E difficilmente potrei chiedergli per sapere che addirittura questi stati fossero così sottili che lui diciamo che si producono dei fenomeni di interferenza della luce, per cui questa apparenza non so come dire, quest'aura di luminosità è proprio dovuta anche a un effetto fisico alla sovrapposizione di tanti strati molto sottili di vernice. Esatto, e poi è un altro accorgimento che usava sui dipinti su tavola, ma l'abbiamo ritrovato. Diffonde la luce il dipinto, esatto, in qualche modo. L'abbiamo trovato anche sui dipinti murali sul Cenacolo, e qui una base, prima di pitturare una base a base di biacca, che è un bianco particolarmente luminoso. Quindi lui stendeva questa base e aveva una superficie completamente bianca molto, sulla quale giocava per i riflessi. Quindi era del tutto consapevole, come dire, non c'era un'esperienza che non ne aveva capito cosa ci stava sotto. Si dice che il Cenacolo si è rovinato perché lui sperimentava. Lui ha utilizzato una tecnica che in quel momento era la tecnica di pittura murale, citata su tutti i trattati di pittura del momento, e quindi non ha sperimentato, ha soltanto adeguato la scelta delle tecniche alla sua modalità di lavoro, pur sapendo che era meno resistente rispetto all'affresco, però rispondeva al suo modo di lavorare. Chiarissimo. Allora, sì, quello è un esempio, è sulla foglia, quindi sono gli strati verdi, la foglia dipinta sulla base azzurra, perché noi abbiamo il cielo azzurro, si vede qua, il prelievo è stato fatto in questa zona. Sull'azzurro lui poi ha cominciato a stendere diversi strati, più scuro e poi più luminoso, fino ad arrivare in queste zone più chiare a un verde quasi giallino che doveva dare proprio la luce della foglia. Prego. Allora,
Come dicevamo, la storia della Sala delle Asse però è segnata dalle vicende del castello e dalla sua trasformazione. Il fatto che l'opera non sia stata finita insieme al fatto che il castello sia stato trasformato e Milano anche abbia avuto in breve tempo un ruolo molto diverso, ha fatto sì che della sala e quindi dell'opera di Leonardo si perdesse memoria. Quello che poteva essere in un certo senso un luogo che era al centro del mondo diventa poi nel giro di pochissimi anni periferia. Perché Milano diventa una città periferica nell'Europa del Cinquecento, il castello non è più la sede della corte e quella sala diventa l'ultima sala laggiù in fondo. Quindi abbiamo pochissime attestazioni dei contemporanei e presto si perde memoria della presenza di Leonardo. La sala viene trasformata, come vi dicevo, la slide ci serve per ricordare la presenza dei cavalli, la trasformazione in scuderia, e arriviamo così alla fine dell'Ottocento, quando la zona del castello, che nella città medievale corrispondeva alla porta nord della cinta muraria, è ormai invece diventata una zona molto centrale e sembra impossibile che una zona così appetibile dal punto di vista edilizio sia confinata a svolgere il ruolo di caserma. Si discute quindi della possibilità di abbattere il castello, ma fortunatamente prevale il partito dei sostenitori del castello, capitanato appunto da Luca Beltrami, che porta a che riesce a portare avanti un'operazione che consiste nel passare il castello dal demanio al comune. Il comune affida a Luca Beltrami il compito di restaurare il castello e di utilizzarlo per portarvi le biblioteche e i musei civici. Questa è un'immagine che mostra l'esterno della Sala delle Asse con la sua classica forma quadrata e la ponticella di Ludovico il Moro, in una fase in cui i lavori di restauro stanno per cominciare. Lo capiamo perché abbiamo ancora delle finestre molto piccole che poi invece verranno ripristinate così come erano nel 400. Questa foto che abbiamo messo è molto interessante perché è un rilievo realizzato da Luca Beltrami nel momento in cui entra al castello e vedete che questi sono i box dove trovavano posto i cavalli e che occupano praticamente tutto il perimetro di tutte queste sale, che erano invece le sale del Duca e anche tutte queste. Mi pare 1893, potrei sbagliare di un anno. Luca Beltrami, che è un uomo colto, è appena venuto a conoscenza di quel documento che vi citavamo prima, che si trova in archivio di Stato, quindi sa che Leonardo ha lavorato in una sala grande, come diceva il documento, quindi parte alla ricerca delle tracce leonardesche e dopo un po' di tentativi le trova, o almeno ritiene di averle trovate in questa sala d'angolo e a quel punto chiude la sala e avvia un cantiere che ha lo scopo di descialbare, cioè di rimuovere tutti gli strati che erano stati stesi durante i secoli e di riscoprire Leonardo. Quando però nel 1902 la sala viene riaperta al pubblico, le reazioni sono estremamente perplesse, perché quello che si vede è una decorazione che qualche contemporaneo definì una Gambrinus Halle, cioè una birreria tedesca, e cioè con una pittura molto, molto, una pittura floreale, molto in linea con il Liberty, dove di Leonardo c'era molto poco. Facciamo vedere. Sì, dovrebbe esserci. Più avanti, vediamo. Più avanti. No.
Eccola. Ecco, ecco, scusate, eccola, non qua. Ricordavo più. Questa è una foto novecentesca del primo restauro della sala. Evidentemente anche nei contemporanei c'è l'idea che le tracce originarie siano state molto poche e che quindi il restauro guidato da Beltrami sia stato un restauro estremamente integrativo, praticamente annulla la percezione dell'originale leonardesco per restituire un'impressione completamente diversa. Questo è stato un po' uno dei dilemmi che ci ha segnato fin dall'inizio del restauro, un po' la grande domanda che in realtà ha segnato gli studi su Leonardo in tutto il Novecento, cioè che cosa c'è di originale nella Sala delle Asse di Leonardo? Rispondere a questa domanda non è facile, perché l'unico modo per essere sicuri è togliere quello che si vede oggi, cioè la sovrappittura però stesa. Però diciamo un punto di partenza è stato quello di dire qual è l'intonaco antico e qual è quello rifatto, perché già lì capisci quanto di originale può essere rimasto, e quell'immagine a destra fa capire che più del 60%, cioè le parti chiare, sono di intonaco di rifacimento dell'intervento di Beltrami, quindi intonaco che magari si staccava e è stato finito portandosi dietro, certo, loro hanno finito di staccarlo, sicuramente non si sono messi a farlo riaderire e quindi hanno rifatto intonaco nuovo, quindi l'effetto prima della ridipintura doveva essere tutta quella parte completamente bianca di intonaco rifatto e il resto però, scusa se vai avanti, è molto lacunoso perché il descialbo fatto con mezzi meccanici, sì, martello e scalpellino, lame eccetera, ha lasciato proprio i suoi segni, come vedete, questo è intonaco nuovo dipinto, questo è intonaco antico, guardate la superficie che differenza, e lì si leggono perfettamente i segni dell'accanimento per rimuovere lo scialbo, ma insieme allo scialbo veniva via la pellicola pittorica. Certo. Quindi sul poco è rimasto ancora meno. Però queste tracce gli sono servite per chiamare un pittore decoratore che aveva molto occhio e dirgli: ma guarda, su queste tracce riproponi tutta la pittura e che abbiamo visto in quell'immagine. Quindi insomma è stato un processo che noi adesso leggendo la superficie possiamo ben identificare. Lo stesso procedimento è stato fatto sulle pareti, perché anche qui ci doveva essere l'intonaco famoso con i disegni non finiti coperto di scialbo, ma siccome era fatiscente, si staccava, hanno finito di staccarlo, hanno ben pulito tracciando una bella linea dritta fino qui e poi lui con il suo allestimento ha coperto tutto con della stoffa, credo che ci sia la sala allestita. Questi sono sempre i particolari della ridipintura di Ernesto Rusca, quindi del tempo di Beltrami. No, non c'è, no, forse vai avanti? No, forse non c'è, vabbè, no, forse c'è dopo. Perché adesso ci sarebbero altri argomenti, ma potremmo star qui fino alle 8. Ci dica lei, perché vabbè, è talmente complessa la situazione ci dica lei quando dobbiamo fermarci. Adesso a che punto... No, allora, forse, ecco, ancora questo è un argomento particolare, perché nel corso del nostro lavoro di studio, di ricerca di documenti, insomma abbiamo capito che quando Beltrami entra in questa sala adibita a stalla, c'era però un elemento molto importante che sarà fondamentale per capire per noi la situazione, che era un caminetto. E in questa foto storica degli anni 50, scattata sulla parete dell'angolo nord, quando hanno tolto l'allestimento di Beltrami, quindi la tela, lui sotto aveva lasciato questa situazione. E oltre ad aver lasciato una porzione del monocromo, che ancora si vede, cioè di parte del disegno preparatorio, noi vediamo una traccia di un caminetto, evidentemente, dal quale è stata rimossa la cornice, che è tamponato con una tamponatura moderna, e questo insomma ha cominciato a destare un po' di domande. Abbiamo trovato in un rilievo sempre di Beltrami il rilievo anche del caminetto, lo vedete lì?
E caso strano, è proprio in quella zona che è rimasto più intonaco originale, perché la canna fumaria dietro ha mantenuto, ha permesso una movimentazione d'aria, non solo, lì non hanno innestato le cose per i cavalli, boxe, sì, insomma. E quindi i cavalli erano tenuti lontani perché qui c'era il caminetto, quindi diciamo un po' si è salvaguardata questa parte. Abbiamo, rimuovendo la boiserie, l'ultima boiserie, abbiamo notato anche un frammento qui al di sotto del livello del caminetto, dove, che è rimasto, e dove sono presenti delle foglie disegnate, quindi l'intonaco disegnato doveva scendere al di sotto del caminetto. Fino a quando noi abbiamo iniziato l'intervento di restauro si era sempre detto che la decorazione Leonardo doveva arrivare all'altezza di 2 metri in tutta la sala. Invece no, perché anche dai documenti, insomma, abbiamo capito che questa decorazione scendeva, doveva essere proprio un trompe de l'aile. Fino a terra, esatto, insomma, esattamente. Il riscontro con la parete accanto ci fa capire, e con le tracce degli alberi, che gli alberi scendevano più giù, e quindi che dovevamo avere una situazione un po' simile a questa. Cioè il caminetto in questo caso è servito come piedistallo simbolico, con la scala per i personaggi. Qui siamo a Mantova, al Palazzo Ducale, nella Camera degli Sposi, e però questo è proprio illusionisticamente un portico realizzato, e quindi una cosa del genere doveva essere anche la sala d'aste. Quindi lui aveva utilizzato il caminetto per appoggiare le radici di quell'albero, ma intorno tutto doveva arrivare più in basso, e questo è stato un apporto molto importante per capire l'idea di Leonardo, che Leonardo aveva avuto di questa sala. Ecco, siamo arrivati finalmente alla boiseria, come Beltrami l'aveva lasciata a fine dell'Ottocento. Poi c'è il capitolo dell'intervento del Novecento, ma sorvoliamo e... prossimo anno. Sì, mi sa che... E l'unica cosa che diciamo, nel 2019 la sala sarà aperta per il quinto centenario della morte di Leonardo. Ci sarà un bellissimo allestimento, ci sarà la possibilità di vedere da vicino i disegni, ci sarà un multimediale che spiegherà molto meglio di noi e tutto quello che noi non abbiamo detto, e quindi però, aspettiamo tutti. Niente cavalli. Niente cavalli, assolutamente. No, solo nel cortile. Grazie Francesca Tasso. Ecco, ci sono domande, proprio 2 minuti perché si sono prese giustamente certo. La loro mezz'ora. Siamo un po' allargati. Tanto siamo in perfetto orario. Ecco qua, prego. Proprio perché, sì, ma proprio perché appunto il Cenacolo comunque fin dall'inizio, essendo in un refettorio, comunque era più conosciuto. Qui siamo in un ambito che poi è diventato un ambito militare, dove non c'era la possibilità di accesso a nessuno, dove i militari poi l'hanno trasformandolo in ambienti di servizio, quindi ricoprendo tutto di bianco, ma già dal Settecento sicuramente, si è persa memoria, forse, diciamo. E quindi il soggetto era... Diciamo, ma sicuramente poi il Cenacolo tipo aveva creato anche un certo un dibattito all'epoca. Poi questo non era finito. Una decorazione, esattamente. Questa non era finita. Sicuramente sarebbe stata finita molto molto impattante come ambiente, ma purtroppo, non essendo stato finito, non ha avuto neanche le attenzioni, perché a quel tempo una cosa non finita non aveva valore, e infatti si coprivano le pareti. Beltrami la riscopre, sì. Sì. Scopre lui. È diciamo la scintilla che poi ha permesso un percorso. Ci dobbiamo fermare qua. Sì, benissimo. Grazie a lei. Francesca Tasso, Michela Palazzo. Grazie.